In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, se lodato Gesù Cristo. Cari confratelli, cari fedeli, senz'altro molti di voi si pongono la domanda: ma come mai? Siamo il primo maggio, festa di San Giuseppe, e qui invece si festeggiano i martiri Filippo e Giacomo il Giusto, in che dal 1955 vengono festeggiati l'11 maggio, non il primo maggio. Infatti la messa, la festa di San Giuseppe, lavoratore, artigiano, è stata istituita infatti nel 1955, come ben sappiamo, in risposta alla classe sinistroide marxista di operai che stavano e avevano già in gran parte distrutto la società, rovinato e degradato l'onore e la dignità del lavoro, delle mani, dell'artigiano, del padre di famiglia. E perciò con molta saggezza e immediata valutazione di necessità, Papa Pio XII vuole controporre a questo veleno che si riversava nelle strade il rimedio di San Giuseppe, Sancti Josef opificis et sponsi, no? Opificis, opifex, piuttosto che artigiano sarebbe più strettamente il faber, è proprio l'operatore, il lavoratore, perché la realtà era che purtroppo, come ben sappiamo, una gran massa di brave persone cattoliche erano schiavizzate dietro macchine, diventate loro stesse macchine, e perciò da questa schiavitù doveva salvarli San Giuseppe, affinché non si lasciassero, come ben sapete, convincere dall'ideologia della lotta di classe. Ebbene, cari fedeli, siccome però, e questo lo ripetiamo anche come l'abbiamo già detto in occasione della Settimana Santa, non per critica, e guai a noi, di Pio XII e delle sue riforme liturgiche, ma per altri motivi legittimi in questi tempi dove non vi è governo esercitato nella Chiesa, hanno pensato, e non siamo gli unici, perché anche coloro che pensavano bene ricorrere alle rubriche del 1962 lo fecero, aggiustando anche come in tempi di questa, di tempi di necessità, era necessario. Così dunque noi ricorriamo alle rubriche di San Pio X, e secondo quelle rubriche lì la festa di San Giuseppe intanto non era dedicata a San Giuseppe in quanto artigiano, in quanto lavoratore che era, ma era dedicata in quanto sposo della Santa Vergine Maria, patrono universale della Chiesa. Era una festa che aveva istituito Papa Pio IX l'8 dicembre 1870, e che era stabilita e che doveva celebrarsi la terza domenica dopo Pasqua. San Pio X a sua volta ha fatto delle riforme liturgiche nelle quali lui voleva dare più peso all'anno liturgico, e perciò mettere più in risalto le domeniche e non troppo far cedere il posto delle domeniche alla festa di Santi, per quanto importanti siano, e perciò stabilì che la festa, questa festa di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, fosse celebrato non la terza domenica dopo Pasqua, ma il mercoledì prima. E questo noi avevamo fatto
Perciò mercoledì avevamo dunque cantato la festa di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa. Bene, e dunque questa festa, per così dire, non arrabbiare San Giuseppe, è stata poi dichiarata festa di prima classe, con una però ottava, anche se comune, che vuol dire che dunque neanche oggi, che è la festa degli Apostoli, viene commemorata la festa di San Pietro. Però siamo nell'ottava della festa, dunque, di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa. E a dire la verità, per quanto il lavoro e la schiavizzazione del lavoro rappresenta ancora una grande piaga della società moderna, ma sicuramente la più grande piaga è ben quello del abbandono da parte dei pastori della Chiesa universale, e dopo averla abbandonata, aver preso ricorso nella Chiesa di Assisi, nella Chiesa di Buddha, nella Chiesa della Pachamama, nella Chiesa del Pantheon moderno, e ne riparleremo. Noi, ricordando che dunque oggi invece è liturgicamente, secondo le rubriche di San Pio X, la festa dei due apostoli Filippo e Giacomo il giusto, dunque Giacomo il minore, il cugino, anche se molto più grande di età, stato del nostro Signore Gesù Cristo, primo vescovo di Gerusalemme, quello che fu gettato giù dall'alto del pinacolo e poi ucciso a colpi di bastoni sulla testa all'età di 96 anni, e anche del apostolo Filippo, di cui sappiamo che lui ebbe dopo l'ascensione il compito di evangelizzare un territorio molto vasto, Scizia, che dunque ci viene detto essere quel territorio che si estende praticamente dal Danubio fino alla Bulgaria e poi anche tutta la zona del Caucaso, e poi finito anche lui la sua vita da martire, anche lui crocifisso con la testa in giù a Ierapoli. Via Costantinopoli poi sono arrivati a Roma, anche se non tutti interi, ma insomma sono arrivati a Roma e riposano oggi nella chiesa dei 12 apostoli. Ebbene, loro e la festa, ma visto dunque anche questa circostanza, ci siamo permessi di rivolgere però, e non ce lo rimproveranno i due apostoli, lo sguardo rapidamente su San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, per poi anche, e non è possibile non farlo, prendere una breve posizione a un fatto che ha luogo oggi e che può essere occasione di grande confusione, cioè quel rosario dei misteri dolorosi proposto dalla CEI via rete, con delle bellissime immagini frangelico, in un dunque quadro che il primo momento quasi fa proprio respirare l'anima e ispirare fiducia e speranza. Finalmente ci si rivolge al cielo, alla Madonna, per poi però purtroppo dover scoprire che non è così. E perciò noi in special modo ci rivolgiamo a San Giuseppe, patrono universale della Chiesa. E vedete il cardinale Schuster, ma poi soprattutto San Bernardo, ci illuminano su questo sposo della Santa Vergine Maria e su questo patrono universale della Chiesa. Sì, ci insegna la teologia che San Giuseppe teneva le veci di Dio Padre.
perché lui aveva la patria potestà sulla Vergine Maria e su Gesù Cristo. E dunque lui prolunga, come dice il cardinale, le cure paterne sulla Chiesa cattolica, la quale è una estensione appunto ed una continuazione della società domestica di Betlemme e di Nazareth. La Chiesa cattolica si sta riducendo, mantenendo tutte le sue caratteristiche, tutte le sue proprietà, tutte le sue note, però ha una realtà domestica. Tanto più è necessario ricorrere a questo santo patrono della Chiesa. E, insiste il cardinale, il decreto col quale Pio IX dichiarava San Giuseppe patrono universale della Chiesa, dice, non è una libera elezione di Pio IX, come si è detto, ed è molto bello, la Santa Vergine Maria, la Madonna di Loreto, patrona degli aviatori, bellissimo. E così, attraverso miracoli avvenuti, si dichiarava tale santo patrono di tale mestiere, come tra l'altro anche San Giuseppe è patrono di tanti mestieri, non solo di falegnami, no? Però in questo caso il cardinale dice che si tratta di un riconoscimento autentico di un mistero evangelico, un mistero del Vangelo dunque, e di una disposizione ineffabile di Dio verso la famiglia cattolica. Ecco perché siamo ben dunque lieti di celebrare San Giuseppe in questo senso e anche sicuri di non andare in nessun modo contro lo spirito di quel santo ultimo Papa che era Papa Pio XII. E vedete, San Bernardo ci riscalda il cuore con queste sue parole uniche a lui, se lo consideri rispetto a tutta la Chiesa di Cristo, non è egli forse l'uomo eletto e singolare sotto del quale Cristo fu posto nel suo ingresso nel mondo e per mezzo del quale fu salvaguardato l'ordine e l'onore della sua nascita. Se pertanto tutta la Chiesa è debitrice alla Vergine Madre, perché per lei fu fatta degna di ricevere il Cristo, per lei la Chiesa fu fatta degna di ricevere il Cristo, così dopo di lei deve a lui, San Giuseppe, senza dubbio una riconoscenza e venerazione singolare. Egli è come la chiave dell'Antico Testamento, in cui il merito dei patriarchi e dei profeti consegue il frutto promesso. Egli solo, infatti, possiede realmente quanto la bontà divina aveva a quelli promesso. E poi si allarga nella descrizione di come Gesù si atteggiava verso il suo padre putativo, come lo riempiva anche di affetto, di abbracci, di baci, di strette. E continua poi, Cristo ha conservato in cielo, anzi ha resa perfetta quella familiarità, vera e propria familiarità, rispetto e sublimissima dignità, che come un figlio a suo padre gli accordò durante la vita terrestre. E chiude poi più in là, ricordati pertanto di noi, o beato Giuseppe, e con l'aiuto della tua preghiera intercedi presso il tuo figlio putativo e rendici altresì propizia la beatissima Vergine, tua sposa, la madre di colui che col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Così dunque vediamo che
come noi giungiamo a Gesù Cristo per la Santa Vergine Maria, colei che gli ha dato la natura umana, o lui dalla quale ha preso, assunto la natura umana nell'incarnazione, il più nobile e primo membro, no, del corpo mistico della Chiesa, il cui capo è Gesù Cristo. Il Cristo totale che ci insegna Sant'Agostino è composto da Cristo, la testa, e il suo corpo, la Chiesa. E in questo corpo il più nobile membro è la Santa Vergine Maria. E se dobbiamo andare a lei a chiedere tutte le grazie, ed è lei che ce le intercede, che saggezza avvicinarci a lei invocando San Giuseppe. E questo dunque in special modo in questa settimana vogliamo fare, affinché, rimanendo figli della Chiesa universale cattolica di cui lui è patrono, di cui la Santa Vergine Maria è il più nobilissimo, se si può dire, membro, che rinchiude in sé la massima santità, intanto come creatura unica con i privilegi unici che ha, ma in più una santità che è maggiore alla santità di tutti i santi e anche degli angeli presi insieme. Se rimaniamo dunque fedeli cultori della Santa Vergine Maria e attraverso di lei ci avviciniamo alla santa umanità di Gesù Cristo e ci comunichiamo a questa santa umanità e beviamo la divina parola che lui ci ha rivelato e che la coltiviamo nello studio del catechismo, che vuol dire lo studio della Chiesa che da millenni due la spiega, la espone e non solo, la celebra nella liturgia. Ebbene, possiamo essere certi e fiduciosi di non perdere la testa e di saper valutare e riconoscere e distinguere il vero dal falso, il bene dal male. E perciò, vedete, arrivandone, e purtroppo a farlo, a questo rosario della CEI, ebbene, radicati bene in Cristo, nella sua Chiesa, dovremo scorgere che, per quanto un'apparenza esterna bellissima, anche pia, rappresenta questa iniziativa di far pregare oggi, venerdì 1 maggio, quel rosario, però scorgiamo che chiedendo alla Vergine Maria di dare ai governanti la via per le decisioni sagge, quando viene chiesto generosità, sensibilità, perseveranza per chi tiene l'ordine pubblico, vigili, carabinieri, guardia di finanza, chi ferma, chi chiede dove vai, cosa fai. Ebbene, quando cogliamo che in questa preghiera poi lo chiamano Papa Francesco, alla Madonna lui ricorda la situazione drammatica attuale, quando parla delle sofferenze e angosce che attanagliano il mondo intero, quando chiede alla Madonna di volgere gli occhi di misericordia in questa pandemia di coronavirus, quando chiede consolazione per coloro che non possono stare vicini ai loro cari per il contagio, quando si chiede che uomini e donne di scienza
trovano le giuste soluzioni per vincere questo virus? Qualche cosa nell'animo cattolico che, se cattolico non ha perso il buon senso, succede. Perché, senza fare qui adesso una conferenza su quel tremendo virus che è il coronavirus 19, su quel tremendo virus che, sappiamo, attacca in un modo fulmineo il polmone, tanto che quando il polmone non riesce più a fiatare, non è bisogno di essere gran dottore e specialista per capire che qua non si tratta di una polmonite, ma ben una resa quasi istantanea di disfunzionamento dei polmoni. Noi non entriamo in questi dettagli, però sono troppe le testimonianze di autorità mediche, specialistiche, ma anche di altra natura, perfino militari, che con testimonianze veramente credibili devono fare concludere a chi non ha totalmente perso il ben dell'intelletto che qui non siamo di fronte alla peste nera del XIV secolo o del XVII secolo. Qui non siamo a Milano alla peste descritta dal Manzoni. Qui siamo semmai nella carestia degli anni 30 in Ucraina. Ma appunto, ma cosa bisognava fare nella carestia degli anni 30 in Ucraina? Doveva Papa Pio XI chiedere che Stalin trovi un po' di pane per tutti quelli che stanno morendo? Che voglia la Madonna dare a Stalin le sagge disposizioni affinché l'ordine pubblico nell'Ucraina sia mantenuto? Oh no, qui si strappava la maschera alla menzogna del comunismo e si chiamavano le cose come sono. Lì sono stati fatti morire ad arte 4 milioni di persone. E avete capito a che cosa vogliamo venire? Noi, con tutte quelle testimonianze che ora abbiamo, sappiamo che oltre a quel virus, ma alla differenza della peste, questo virus, proprio per la sua cattiveria, è artificiale, fatto in laboratorio. Tutto quello che ci sta intorno, iniziando dalla diagnosi, iniziando dai tamponi, andando avanti alle cure e poi al conteggio delle cure e il modo nel quale tutto questo viene pubblicato, passando anche dalle cosiddette misure di sicurezza. Ebbene, arriviamo a una semplice conclusione: a parte il virus stesso, tutto il resto è una menzogna ed è menzognero. Anzi, si tratta proprio di un atto di terrorismo a tutti i livelli, morali, ma anche geografici, perché quello sì che prende tutto il mondo. Ma allora, noi ci chiediamo, se si tratta di sottolineare e fare passare con il zuccherino della devozione alla Madonna l'errore e l'inganno e il terrore psicologico nella popolazione mondiale che crede di essere cattolica, allora sì, ci indigniamo e diciamo: piuttosto avreste dovuto fare un'altra cosa, avreste dovuto andare ad Assisi, avreste dovuto portarvi tu, Bergoglio, e la tua Pacciamama, portatela a Assisi e chiedi ai preti di Baal e chiedi a Buddha e chiedi a Allah, e chiedi agli idoli della massoneria di confermarti te e tutto il mondo che sta ingannando nell'errore, ma non permetterti di tirare in causa la Santa Vergine Maria. Però poi
Oh, i nostri, la Chiesa una volta benediceva le armi con le quali le persone andavano in guerra e uccidevano. Tu stai facendo recitare il rosario per lasciare i vecchi dentro, chiusi nelle loro stanze, senza che i loro parenti li vanno a vedere e devono dire: Madonnina, quanto mi dispiace, devo farlo. E poi i nostri nonni non avevano la cultura, sono tutti corsi dietro i totalitarismi. E tu stai affondando il mondo cattolico nella menzogna mondiale di un terrorismo, di un totalitarismo che non avrà mai visto precedenti. E dunque il patrono universale della Chiesa, quello che è stato ammonito, dunque, di non pregare che Erode faccia le sue cose bene e che magari venga a uccidere tutti i bambini, anche quella sacchetta per raccogliere il sangue per l'Aedo o non so quale altre cose, ha preso il bambino e se n'è andato in Egitto. Cari fedeli, chiediamo alla Santa Vergine Maria, chiediamo a San Giuseppe che voglia mantenerci con la fede, il buon senso, e che voglia svegliare il più grande numero possibile, ma forse soprattutto di cattolici, perché sembrano i più rimbambiti, che possono dunque in questo tempo di Pasqua risorgere intanto al ben dell'intelletto, perché la grazia suppone la natura, per poi riabbracciare la fede cattolica e fare rientrare nei luoghi intanto vuoti i veri pastori e i veri membri del corpo di Cristo. In nome del Padre, del Figlio, per lo Santo, così sia, se lo dato Gesù Cristo. Sempre salvato.